Sono particolarmente lieto di partecipare a questo evento che oggi l'Istituto Professionale per l'Agricoltura, che fa parte dell'Istituto Superiore Costanzo, celebra in questa giornata di rilancio dell'Istituto, di presentazione delle nuove attrezzature, dell'azienda agricola che è connessa all'Istituto stesso. Voglio qui testimoniare, e ringraziare per l'impegno, la dottoressa Mendola, la dirigente scolastica che con tanta passione, si dedica a questa scuola per, il suo rilancio. Questo è l'Istituto Superiore, più vecchio, più risalente nel tempo del nostro territorio, di questa intera area. Le altre scuole superiori sono arrivate successivamente. Questa è nata grazie all'impegno di un soveritano illustre, il preside Fabiano, Pietro Fabiano, a cui è intitolato anche uno spazio qui antistante la scuola. Noi contiamo tanto su questo rilancio. Ci siamo impegnati insieme all'amministrazione provinciale per far sì che con i fondi del PNRR venisse edificato un nuovo istituto. È stato presentato qualche mese fa il progetto, adesso è andato in appalto. L'amministrazione provinciale, guidata dal suo presidente Amedeo Mormile, che è anche lui molto disponibile con questo territorio, è venuto qua, ha voluto presenziare anche in quell'occasione. È stato presentato un bellissimo progetto redatto da tecnici dell'Università della Calabria, anche questo ci inorgoglisce particolarmente, per cui l'attrattività di questa scuola aumenta sempre più, sia con la prospettiva del nuovo istituto, un istituto bellissimo, anche molto green, che ben si inserisce nel nostro contesto, e con queste nuove attrezzature, anche queste provenienti da fondi del PNRR, che rilanciano in grande stile l'azienda agricola, che è lo strumento operativo dell'istituto, in cui i nostri giovani interessati a quest'ambito economico si possono formare adeguatamente come nelle migliori istituzioni scolastiche, diciamo, non soltanto della regione, ma italiane. Quindi grazie ancora alla dottoressa Mendola per tutto l'impegno che profonde per il miglioramento e il potenziamento di questo istituto, in modo da fare fronte a quelle che sono le esigenze del nostro territorio, di quest'area interna del Reventino.